Formidabile reportage, guardate. Quando ha compiuto 18 anni, Yung Lo ha ricevuto un credito di 1000 punti che varia a seconda delle sue azioni. Gettare un pezzo di carta per terra è un atto di inciviltà che le costa 50 punti. Attraversare col rosso, meno 100 punti. Ma se Yung Lo decide di aiutare il prossimo, ad esempio donando il sangue, il suo credito risale 900 punti. Segnala la presenza di un delinquente alla polizia? Il suo credito sale fino a 1100 punti. Da questo credito dipende il suo posto nella società. Al di sotto di una certa soglia rischia di non avere più un'esistenza sociale. Vi sembra incredibile? Eppure questo sistema di classificazione sociale esiste già. Viene testato in 43 città della Cina e serve per schedare gli abitanti. Si chiama credito sociale. Chi non rispetta le regole viene sanzionato e talvolta umiliato pubblicamente. Come succede in questo cinema, dove le foto dei reietti sono mostrate a tutti. In un'altra città è stata imposta una suoneria telefonica speciale che imita la sirena della polizia. La Cina sta mettendo a punto una serie di strumenti per una sorveglianza totale. Il paese più popoloso del mondo può controllare ognuno dei suoi cittadini. 1.390.000.000. Per aver protestato contro l'espropriazione di una casa, queste due donne sono finite sulla lista nera. Da allora non hanno più gli stessi diritti degli altri cittadini. Guardate, sto cercando di comprare un biglietto aereo Shanghai-Pechino su internet. Compare un avviso che dice: il passeggero è una persona sottoposta a limitazione di consumi di lusso. Per qualsiasi informazione potete contattare il tribunale. Essere sulla lista nera mi complica la vita negli spostamenti, ma è ingiusto anche per i miei bambini. Non ho il diritto di fargli frequentare una scuola privata, non possiamo comprare un'auto o aprire una società. Non posso avere una carta di credito e i miei soldi sul libretto di risparmio sono bloccati. Queste due donne hanno provato a fare ricorso, ma hanno ottenuto soltanto ulteriori sanzioni.